che specialmente per la vostra umiltà e verginità meritaste di essere, a preferenza di tutte le donne più famose, eletta a madre del vostro Creatore, ottenete a noi tutti la grazia di amare sempre e di praticare sempre come voi queste due sì belle virtù, onde meritarci la vostra somiglianza, l'aggradimento del nostro Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che vi turbaste nel sentire celebrare da un angelo le vostre lodi, ottenete a noi tutti la grazia di avere anche noi, a somiglianza di voi, un sentimento così basso di noi medesimi, che disprezzando le lodi della terra, attendiamo solo a meritarci l'approvazione del cielo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che preferiste il pregio di Vergine alla gloria di Madre di Dio, quando questa non si fosse potuta conciliare con i vostri angeli, ci proponenti, ottenete a noi tutti la grazia di essere, a costo di qualunque sacrificio, sempre fedeli nell'osservanza della legge santa di Dio e delle nostre buone risoluzioni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che con umiltà non più udita vi chiamaste ancella di Dio quando l'Arcangelo Gabriele vi preconizzava per di lui madre, ottenete a noi tutti la grazia che non ci superbiamo giammai per qualunque dono più singolare ci venga fatto da Dio, ma che anzi ci serviamo di tutto per più avanzarci nella via della virtù ed unirci più strettamente alla fonte della felicità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che per la salute degli uomini non ricusaste l'incarico di divenire madre del Redentore, qualunque conosceste con chiarezza
il dolorosissimo sacrificio che ne aveste dovuto portare un giorno sopra la croce e quindi la passione amarissima che aveste dovuto voi medesima sostenere con Lui, ottenete a noi tutti la grazia che non ci rifiutiamo giammai a qualunque sacrificio che da noi richiede il Signore per la gloria del Suo nome e la salute dei nostri fratelli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che col fiat da voi proferito nell'accettare l'incarico di divenire madre del Verbo, rallegraste il cielo, consolaste la terra e spaventaste l'inferno, ottenete a noi tutti la grazia d'aver sempre una gran confidenza nel vostro santo patrocinio, affinché per voi veniamo noi pure a godere il frutto di quella redenzione così copiosa di cui foste, o Gran Vergine, la sospirata cooperatrice. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che con un miracolo tutto nuovo diveniste madre del Verbo, senza macchiare benomamente la vostra illibatissima purità, ottenete a noi tutti la grazia di essere sempre così riservati e modesti negli sguardi, nelle parole e nel tratto, che non veniamo mai a macchiare la castità conveniente al nostro stato. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata Vergine Maria, che contraeste una relazione così intima con tutta la Santissima Trinità, da diventare nel tempo stesso figlia del Divin Padre, madre del Divin Figlio e sposa dello Spirito Santo, ottenete a noi tutti la grazia di tenere sempre l'anima nostra così immonda che meritiamo di essere con verità il tempio vivo del Padre che ci ha creati, del Figlio che ci ha redenti, dello Spirito che ci ha santificati. Padre, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata Vergine Maria, che aveste la gloria singolarissima di portare nel vostro virginal seno colui che i cieli e la terra non sono capaci di contenere, ottenete a noi tutti la grazia di esercitarci continuamente a somiglianza di voi nell'umiltà, nella penitenza, nella carità e nell'orazione, onde ricevere degnamente con frutto lo stesso vostro divin figliuolo, quando sotto le specie sacramentali si degna di venire dentro di noi. E fate ancora che siamo graziati di questa visita al punto della nostra morte, onde potete svelatamente contemplarlo, amarlo e possederlo con voi in compagnia degli angeli e dei santi in paradiso. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
vogliamo ancora pregare per le tante vittime di questa pandemia, perché il Signore possa rivolgere a loro lo sguardo misericordioso e possa accoglierli nel gregge degli eletti. Vogliamo anche raccomandare la misericordia di Dio ai confrati e le consorelle della confraternita dell'Annunziata, perché il Signore li accolga nella pace del suo regno. Vogliamo ancora pregare per coloro che in questi tempi si adoperano con sacrificio per far sì che la sanità possa continuare a svolgere il suo servizio, le forze dell'ordine, le forze armate, coloro che ci governano. Ecco perché tutti possono trovare nel Signore la forza e nell'intercessione di Maria quella necessaria presenza materna che li solleciti a vivere sempre meglio e con uno sforzo questo sacrificio che stanno facendo per la nostra società e per la nostra umanità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Prima di celebrare questi santi misteri ci riconosciamo bisognosi della misericordia e del perdono di Dio. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Padre, Tu hai voluto che il Tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria. Concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi, oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio e offerta non gradisci, oh Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea,
Vedi, non tengo chiuse le mie labbra, Signore, tu lo sai. Ecco, io vengo, Signore, per fare la tua volontà. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto: tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge: ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costruire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo una volta per sempre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Entrando da lei disse: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Carissimi fratelli e sorelle, la solennità dell'Annunciazione del Signore, che è una solennità cristologica, anche se impregnata della presenza di Maria, ecco, ci invita e invita l'umanità ancora una volta ad assumere lo stesso atteggiamento di Maria dinanzi a un evento straordinario.
La Madonna Santissima che con il buon San Giuseppe si erano programmate delle cose, a un certo punto hanno dovuto cambiare, ecco, i loro programmi, hanno dovuto cambiare i loro progetti per fare spazio a questa volontà di Dio che irrompe nella loro storia e chiede loro la piena disponibilità e chiede loro di rimettere completamente la volontà in questo grande progetto che Dio aveva riservato per loro. E la bellezza di Maria Santissima sta proprio in questo fiat, in questo si compia in me la tua parola. E allora questa solennità richiama ciascuno di noi, soprattutto in questo tempo di difficoltà, in questo tempo in cui siamo provati, ecco, da questa pandemia, ad assumere, dicevo, lo stesso atteggiamento della Madonna, così come abbiamo visto la settimana scorsa, è stato similmente lo stesso atteggiamento di Giuseppe. Ecco, l'atteggiamento di chi si mette completamente nelle mani del Signore, si affida completamente a Lui, si affida completamente alla Sua parola. È bello che in questi giorni magari si sono rafforzate, si sono intensificate, ecco, i momenti di preghiera, le dirette nelle celebrazioni, ma ci auguriamo, cari fratelli e sorelle, che tutto questo non sia legato al momento storico, perché altrimenti rischiamo quasi di questo atteggiamento, questa nostra apertura alla preghiera, alla ricerca che speriamo presto supereremo, e che ci metterà poi veramente a tu per tu con il Signore, e lì ci renderemo conto se questa ricerca di Dio che abbiamo fatto in questo tempo è una ricerca di Dio fatta con il cuore, con i sentimenti, e non una ricerca che appaga la nostra paura e basta. Ecco, l'atteggiamento di Maria, come vediamo in questa bellissima statua, ecco, deve essere proprio quello della meraviglia delle parole dell'angelo, ma anche quella della decisione di voler comunque seguire il Signore, di voler comunque seguire, ecco, la volontà di Dio. Quel sì di Maria, come abbiamo ascoltato in queste sere nella preghiera della novena, ecco, ha fatto tremare l'inferno, proprio quell'inferno che non si aspettava una straordinaria presenza di Dio nell'umanità, il demonio che non si aspetta che Dio addirittura si fa umile, si rende uno di noi per risollevarci dal peccato, per allontanarci dal demonio. Ecco perché la presenza di Maria fa paura all'inferno, quel sì di Maria, la sua immacolata concezione, ecco, rende il terremoto all'inferno. E noi vogliamo credere che attraverso l'intercessione di Maria il Signore ci dà sempre quella forza necessaria per saper ogni giorno affrontare il buon combattimento della fede, e soprattutto ci dà quella capacità, così come abbiamo ripetuto, ecco, più volte nel Salmo responsoriale, di compiere ogni giorno la volontà di Dio, quella volontà di Dio che spesso magari non comprendiamo, ma che il Signore ci chiede di confidare in Lui, che il Signore ci chiede di affidarci completamente alla Sua parola, così come è stato per Maria. Sia Lei a guidarci in questo cammino, sia Lei a guidarci in questo tempo quaresimale che ci vede proiettati verso la Pasqua del Suo Figlio crocifisso, morto e risorto. Sia Lei a sostenerci in questo tempo di prova, perché con Lei vogliamo godere della gioia della resurrezione di Cristo. Amen. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, dalla stessa sostanza del Padre,
per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita nel mondo che verrà. Amen. Santo, Santo il Signore.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giovanni, l'ausiliare Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Onofrio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato. Preghiamo. O Padre che ci hai accolti alla tua mensa, conferma in noi il dono della vera fede, che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine il tuo Verbo fatto uomo, e per la potenza della sua resurrezione guidaci al possesso della gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Volevo ricordarvi che, come da programma, venerdì faremo la Santa Messa alle ore 17:30 e poi la Via Crucis alle ore 20:30 dalla Chiesa di San Nicolò. Sarà trasmessa nella pagina della parrocchia. Poi alle 18, come già sapete, il Santo Padre da Piazza San Pietro farà un momento di preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento. E concluso quel momento impartirà la benedizione Urbi e Torbi, dove c'è anche la possibilità di lucrare l'indulgenza plenaria, visto la situazione che stiamo vivendo. Ecco, chiediamo al Signore che ci liberi da quella che è la malattia corporale, ma anche direi e soprattutto da quella spirituale, in modo tale che possiamo celebrare nel migliore dei modi la Santa Pasqua ormai alle porte. Il Signore sia con voi. Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine, redendo il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. Amen.
A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell'Annunciazione del Signore, conceda la salute del corpo e la consolazione dello spirito. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La gioia del Signore sia la nostra forza e nel suo nome andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. E a dispetto dell'inferno, viva Maria sempre in eterno. E a dispetto dell'inferno, viva Maria sempre in eterno. E a dispetto dell'inferno, viva Maria sempre in eterno.